Bene, allora ben ritrovati. Ci ritroviamo oggi pomeriggio con questo primo intervento della prima giornata dell'auditorium del Festival Comunità Ludiche, accogliendo i signori Giancarlo Tavella e Remo Schellino, che tratteranno l'argomento della memoria. Il documentario è il luogo della resistenza poetica, ma anche di resistenza dell'anima, dell'intelligenza e dell'ostinazione. Il lavoro di Remo Schellino è lavoro di memoria, legato alla narrazione orale, al racconto della quotidianità, da una voglia di riscatto sociale per dare giusto valore e senso alla vita. Il suo racconto si ispira all'antropologia visiva. Lasciamo quindi la parola al signor Tavella e al signor Schellino. Grazie, buongiorno. Allora, innanzitutto vogliamo fare un ringraziamento al Festival per averci ospitato. E io sono un po' un habitué del Festival, ormai è l'undicesimo anno che vengo a Verona al Festival. Qui vicino a me c'è Remo Schellino, che è un regista documentarista, e con lui cercheremo di affrontare il discorso del documentario, del recupero della memoria, visto che appunto questo è, oltre che il suo lavoro, la sua passione. Noi arriviamo dal Piemonte, dal sud del Piemonte, nella zona delle Langhe, che è una zona che nei tempi passati e per alcuni versi ancora adesso è una zona molto povera, se si fa eccezione della parte della Langa verso la città di Alba, dove ci sono i vigneti dei vini pregiati tipo Barolo, Barbaresco, e che quindi hanno creato una certa ricchezza. Ma la Langa è celebre soprattutto per le opere di alcuni scrittori, principalmente Fenoglio, Beppe Fenoglio e Cesare Pavese, che hanno raccontato la vita delle Langhe. Il discorso della memoria è molto importante, perché noi abbiamo sempre avuto una fortissima tradizione orale, ma quello che manca è la tradizione di riportare la memoria scritta e quindi avere documentazione. Remo Schellino ha fatto un enorme lavoro di raccolta, di documentazione, soprattutto sulla tradizione, e è riuscito a interpretare la raccolta dei documenti e la memoria secondo me, da un punto di vista corretto, nel senso che non è semplicemente un'archiviazione, un mettere lì degli argomenti, dei documenti, ma è tenerli vivi per poterli poi usare. Io adesso chiedo un attimo a Remo se ci vuole un po' spiegare qual è, tra virgolette, la sua filosofia di lavoro in questo campo. Grazie Giancarlo. Sì, io ho una piccola casa di produzione audiovisiva che da 25 anni realizza e archivia tutto quello che è legato alla memoria storica. Io penso che sia un discorso di protezione della memoria, mai come adesso, anche se comunque si posta qualsiasi cosa e ci sono molti mezzi di comunicazione, si dimentica veramente cos'è la memoria, si dimentica di archiviare la memoria. Credo che una frase, una delle più belle, legata alla tradizione, che io trovo molto, molto efficace, è: la tradizione è la custodia del fuoco, non l'adorazione delle ceneri. Cosa vuol dire questo? Che non è una cosa retorica. Archiviare la memoria vuol dire poi utilizzare, giustamente come diceva Giancarlo, anche per capire il nostro passato, ma per affrontare il futuro. Noi siamo legati comunque al discorso della memoria. Io citando i grandi, tra virgolette, del Piemonte, non posso dimenticare lo scrittore Nuto Revelli, perché proprio è da Nuto Revelli che io inizio il mio lavoro comunque di documentazione. Nuto Revelli, se qualcuno
ben conosce il personaggio, aveva iniziato ad archiviare la memoria dopo essere arrivato dalla guerra ha cominciato negli anni 60 con un audio solo in audio, ha solo archiviato a livello audiofonico. Io ho fatto qualcosa in più, ho archiviato anche a livello audiovisivo, per cui con la macchina da presa ho archiviato le testimonianze e come lui ho iniziato dalle persone che avevano vissuto dei traumi. Nuto Ravelli aveva iniziato dal secondo conflitto mondiale, per cui la toccante, la ricerca più bella che ha potuto fare è quella sul fronte russo, i dispersi sul fronte russo mandati nel 1941 nel fronte russo. Poi ha archiviato tutto il discorso della memoria sul mondo partigiano, poi è arrivato anche ai giorni nostri, archiviando giorni nostri più alto al mondo e la cultura delle Langhe e del Cuneese, in due libri che sono Il mondo dei vinti e poi quello sulle donne, che è L'anello forte. Io faccio la stessa cosa, che poi è legata ed è all'interno di quello che noi chiamiamo l'antropologia visuale. L'antropologia visuale è una parte di antropologia che usa però l'audiovisivo per documentazione. Collaboro da un po' di anni anche con l'Università del Gusto di Pollenzo e proprio in questo ultimo periodo ho realizzato piccoli documentari che adesso faremo vedere un pezzettino, di 3 minuti sono, che sono delle schede monografiche dei beni culturali che è stato commissionato dal Ministero dei Beni Culturali del Turismo. Vediamone un pezzettino. Uno è legato al gioco dei birilli, che voi avete già visto, conoscete, di Farigliano in provincia di Cuneo, che Giancarlo è presidente. Volevo farvi vedere, allora intanto questo è un modello, è un modo di montaggio che io e Piercarlo Grimaldi, che è il rettore dell'università, abbiamo deciso. Cioè, cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo raccolto la testimonianza orale, che è quella di Giancarlo, abbiamo usato su due piani diversi l'immagine di oggi, di un gioco dei birilli fatto in questi giorni, diciamo recente, e poi l'ho sovrapposto a delle immagini d'epoca degli anni 60, perché è molto radicata nel paese questa tradizione qua del gioco dei birilli, diciamo che è un po' un simbolo di questo paese, per cui gioco molto anche sulla ricerca del materiale super 8 e 8 mm che posso trovare anche in conduzione familiare. In questo caso qua avevamo un grande fotografo di questo paese che si chiamava Gino Voena, che aveva archiviato negli anni 60 il gioco dei birilli, aveva anche fatto un piccolo montaggio che devo dire molto ben fatto. Questo era un modo, utilizzando più materiale, anche quello d'archivio. Vorrei aprire una parentesi su questo fotografo che aveva fatto queste bellissime immagini in bianco e nero. Parliamo degli anni, siamo nel 67, per cui con l'8 mm, la pellicola 8 mm. Realizzerò un documentario proprio su di lui, ma perché secondo me è importante anche capire questo. Un fotografo all'interno di una comunità piccola come quella di Farigliano, che sono 1500 abitanti, 2000, aveva un'importanza estrema, a tal punto che io ho trovato in archivio lui 40-50 anni di fotografo di paese, ha archiviato volontariamente, lui faceva questo di lavoro, per cui le comunioni, le cresime, i battesimi, i matrimoni, una miriade di materiale che a livello antropologico è importantissimo. Realizzerò questo documentario, che vi voglio anche dire il titolo, che secondo me è carino perché gioca su un aspetto un po' triste però molto secondo me efficace. Lui era un grande amante di questa terra, per cui un conoscitore che conosceva e leggeva i libri di Beppe Fenoglio. Il titolo sarà China Martini, La Malora e Il Mio Gatto, che sono i tre elementi che questo uomo, prima di morire, aveva chiesto di far mettere nella bara da sua moglie, che erano la China Martini, perché piaceva la China Martini, La Malora, il libro di Fenoglio e la foto del suo gatto. Per cui il titolo già di per sé, secondo me, è spettacolare. Spero di riuscire a realizzarlo, perché penso proprio che il fotografo, comunque l'operatore che sta sul territorio da anni, che realizza anche solo magari documentazione che possono essere anche di non, come dire, è vero, uno dice vabbè ha fatto le cerimonie, ma pensiamo cosa vuol dire
visionare un archivio di 1000-2000 negativi sui matrimoni, sulle cresime, sulle comunioni degli anni 60-70. Cioè io ho uno spaccato del paese, riesco ad analizzare praticamente il costume di quel paese lì. Cioè questo ti permette di capire il valore della memoria, ma il valore della memoria è proprio questo, è quello di archiviare. Noi ultimamente, sì è vero, abbiamo scoperto questo discorso qua dell'archivio della memoria, ma è ancora abbastanza nebulosa, nel senso che tanto ci sono pochi fondi per farlo, per realizzare comunque delle banche dati. Quella che è riuscita è, vi chiedo di andarla poi a vedere, sono i granai della memoria dell'Università di Pollenzo. I granai della memoria cosa sono? Sono un sito in cui uno può andare e può, digitando, sono tutti caricati e sono indicizzati, nel senso se uno cerca, che ne so, la parola Birilli Farigliano, gli viene fuori intervista di quello di Birilli Farigliano, gli viene fuori il riferimento dei Birilli Farigliano. Serve molto questo per chi fa delle tesi, per chi fa delle ricerche, però già di per sé, in questo caso bisogna dire grazie a Carlin Petrini, a Slow Food e all'università che 7-8 anni fa hanno iniziato questo grande progetto che è quello dei Granai della Memoria, che io collaboro da un po' di anni. Prego. No. Ecco, mi riallaccio un attimo appunto al discorso che ha fatto ora Remo, perché secondo me è fondamentale capire quello che si vuole fare della memoria, ovvero, cioè, la memoria può essere anche semplicemente parliamo di fotografie, faccio le fotografie, le metto nell'album e le metto lì. Magari ogni tanto vado e me le vedo. Io penso che invece la memoria debba essere qualcosa che è continuamente attuale, continuamente fruita, continuamente fruibile. Nel senso che deve essere uno strumento, sì, per guardare indietro, ma anche per avere poi di fronte qualcosa su per il quale vale la pena di discutere e di parlare. Proprio anche il discorso del gioco, noi nel gioco abbiamo sempre solo avuto una tradizione orale, quindi c'è un tramandarsi le regole, non ci sono scritti, non ci sono documenti scritti sui quali ci sono le regole del gioco, se veniva giocato o meno, e tutto viene ricordato oralmente. Ora noi dobbiamo, secondo me, approfittare di queste tecnologie che ci sono proprio per poter creare un archivio, creare della memoria, ma che sia memoria utilizzabile e fruibile, altrimenti è inutile avere delle tecnologie importanti quando poi vengono utilizzate come, che ne so, la lapide che veniva scritta e attaccata lì. E anche proprio questo serve all'interno del discorso delle comunità ludiche per poter mantenere il gioco, ovvero il gioco tradizionale esiste, ma esiste per il fatto che esistono i giocatori. Quindi se noi facciamo una ricerca, se noi facciamo memoria di gioco, ma non abbiamo i giocatori, noi perdiamo sostanzialmente tutto. Cioè, voglio dire, noi abbiamo memoria di giochi che si svolgevano nell'antica Roma, ma ovviamente li leggiamo sui libri. Se noi invece utilizziamo, adesso che ci sono gli strumenti, utilizziamo la memoria in un altro modo, noi possiamo portare avanti la memoria e continuare ad avere i giocatori che portano avanti il gioco. E questo è un po' anche, in un certo modo, la mission dell'Associazione Giochi Antichi, cioè quella di portare avanti i giochi tradizionali, ma soprattutto di far vivere le comunità ludiche che giocano ai giochi tradizionali. Quindi il modo di utilizzare la memoria, secondo me, è fondamentale. Sì, l'importante è non essere, cioè, secondo me la mia paura è sempre quella di fare retorica. Vi porto un altro esempio che non è legato al mondo ludico, ma per capire bene
e non è che parlo solo dei miei progetti, ma conoscendo i miei progetti parlo di quello che sto facendo. Io sto facendo un altro lavoro che ho in cantiere, che non è ancora partito. Per adesso io ho un modo di lavorare. Io, come faceva Nuto Ravelli, io prima archivio, prima so il soggetto, cosa voglio fare, comincio ad archiviare. Sto lavorando sulle ostetriche, sulle levatrici, sulle vecchie ostetriche, le levatrici, e ne ho già intervistate una decina. Ma perché ho fatto questo? Intanto perché sono state dimenticate, non si parla di questo ruolo fondamentale, perché è la nascita, è legato alla vita, sono state completamente dimenticate, non esistono più, ma non è vero, perché c'è un ritorno alla nascita in casa. Per cui io cosa ho fatto? Ho messo a confronto queste, vorrei mettere a confronto loro, con un'ostetrica che lo sta facendo adesso, e capire anche il ruolo di questa ostetrica. Come diceva giustamente Giancarlo, tutto è legato comunque all'uomo, cioè anche il gioco è fatto dall'uomo, cioè è legato comunque a un discorso di costume e di cultura e dell'uomo e del territorio. Cioè, voi pensate che all'interno, una settimana fa ero a Ceppo Morelli, che è sopra Domodossola, ad intervistare l'ultima levatrice. Questa levatrice qua ha 87 anni, questa è la memoria che io seguo come Nuto Ravelli, avrebbe fatto anche lui, l'aveva già iniziato e poi non ce l'ha fatta. 87 anni, ha fatto nascere 99 bambini, il centesimo gli è nato sull'ambulanza, era incavolata a morte perché non era riuscita a farlo nascere in casa. Cioè, questa realtà qua in 10 anni ha fatto nascere a Ceppo Morelli sopra i Verbani. Cioè, adesso c'è il ritorno alle nascite in casa, per cui cosa voglio mettere a confronto l'anziana con quella giovane, perché c'è un ritorno al partorire, ad avere comunque, partorire il bambino in casa, perché è una dimensione più familiare. Tutto questo io lo sto facendo andando in giro, a volte senza avere una commissione, me lo faccio perché la cosa mi interessa, poi magari vado poi dopo a battere cassa, a vedere chi me lo può finanziare. Però credo molto che se non si archiviano queste cose qua, e secondo me siamo un po' in ritardo, questa è una cosa che poteva fare televisione, poteva fare comunque enti preposti per questo. Ripeto, un po' in ritardo, però si è iniziato comunque, abbiamo questo riferimento qua dei granai della memoria. Però è importantissimo, sono andato fuori tema, però per far capire il senso della memoria, il lavoro che faccio io, perché io potevo fare tutt'altro lavoro, potevo fare riprese su altre cose. Io non sono nato, cioè io uso la macchina da presa per comunicare, per documentare un qualcosa, per raccontare una storia. Passiamo al secondo gioco, che secondo noi è molto cuneese, che è il gioco della pallapugno, quella che del pallone elastico, che sfortuna poteva finire anche, forse poteva finire anche più in là di quello che è rimasto un po' legato ad Alba, ma poteva avere un altro risvolto. Beh, il limite dell'uomo, lui ha riconosciuto che aveva un limite, a un certo punto, quando non ha più preso la palla, si è ritirato e aveva solo 50 anni. Ancora, ecco, un'altra cosa particolare del documentario, eccetera, e vorrei che Remo ci aiutasse un po' a sfatare un equivoco, nel senso che si ritiene che normalmente, no, chi fa un documentario faccia semplicemente una riproduzione fedele di quello che è, ma in realtà io penso che quando si costruisce un documentario, è certo che la base, diciamo il materiale è quello, però comunque all'interno di un documentario sicuramente c'è quello che pensa il regista o comunque l'autore del documentario. È così o no? Ma sì, tanto adesso c'è un nome che è quello, il cinema del vero, no? Del vero nel senso che il documentario, tanto è stato riconosciuto qualche premio anche a Venezia, ultimamente hanno riconosciuto che ha un valore anche il documentario e non solo il film di finzione. Sì, io mi trovo un po' ogni tanto a dover spiegare che quando faccio un documentario non è che una cosa, posso passatemi il termine, così pallosa vedere un documentario. Se un documentario montato in un certo modo ha un filo logico e ha un suo montaggio
ovvio, anche una sceneggiatura scritta, se poi le interviste sono quelle che tu fai al personaggio che deve, che ne so, comunicarti, facciamo un esempio, io ho 5 anni fa ho fatto un lavoro in memoria di mio padre e mia madre, il titolo era Sotto la neve pane, parto dalla casa vecchia di mia madre e a ritroso vado a incontrare gli anziani di quel paese, ultra ottantenni, mi faccio raccontare la vita. A ognuno ho fatto 1 ora e mezza, 2 di intervista, poi ad ognuno ho preso un pezzettino che mi interessava, una storia legata a quel paese, che può essere il gioco, il fatto che ho trovato un sindaco donna che adesso ha 94 anni, che è stata uno dei primi sindaci donna nel Cuneese, ho raccontato la nascita di un vitello, l'ho ripresa, ho raccontato l'uccisione del maiale, ho raccontato tante altre storie. Cioè praticamente è il montaggio che poi ti dà un senso e ti fa guardare un documentario come fosse un film, dura 91 minuti ma scorre perché ha una sua logica. Ovvio che se io non facevo una pulizia, non facevo un montaggio e non riuscivo comunque a dargli un senso, non avrebbe funzionato. Nel momento in cui la storia si capisce che sono io che vado a ricercare le mie radici, venga, cioè. Allora io faccio, quando si fa questo lavoro qua, si fa una duplice cosa. Una, prima si archivia una testimonianza che verrà messa sul sito integrale, senza nemmeno tagliare, tagliando proprio le cose superflue, no? E si mette quella, che quella serve per, è l'originale. Poi di lì si prendono i pezzettini e si monta. Ma il documentario è un film a tutti gli effetti, del resto vengono chiamati docufilm. Per cui non bisogna più confondere o pensare che il documentario sia qualcosa di meno di un film a soggetto. Sbagliatissimo, secondo me. Ma non perché io faccio documentari, ma perché è dimostrato che il documentario ha un valore pari come un film. Ecco, un'altra cosa che secondo me è importante capire, cioè il fatto che oggi abbiamo degli strumenti tecnologici che ci permettono di fare qualunque cosa, ma soprattutto abbiamo una sovrabbondanza di, io non so, di roba che va, no, in rete, chiunque filma, fa delle cose, sì. e si trova di tutto, no? Si trova di tutto. E quindi c'è un po', si arriva addirittura anche a perdere un po' il significato, perché quando io ho talmente tanto materiale a disposizione facendo la ricerca, poi a volte è persino difficile distinguere quello che è un vero documentario, ovvero un prodotto che abbia tra virgolette la sua scientificità, e da quello che è semplicemente prendere il telefono, puntarlo da qualche parte e via. Quindi questo secondo me potrebbe anche essere un problema, o è un falso problema? No, nel senso che non è un problema, nel senso che siamo liberi di fare qualsiasi cosa, postiamo qualsiasi, io non è che sono qua per... Allora, il problema è questo qua, il problema è che è vero, si fotografa, si documenta molto, ma non si pensa mai prima di schiacciare il pulsantino, nel senso che uno documenta, schiaccia e fa la ripresa. Nel mio caso, quando uno con la telecamera mette sul cavalletto, fa la bolla, mette a posto, fa l'inquadratura, usa un'ottica che sfoca in fondo, praticamente lascia il personaggio in primo piano per dare importanza a quello che dice, fa degli stretti quando questo qua si commuove, cioè io racconto quel momento lì, ma è un racconto che lo può fare uno che conosce questo mestiere qua, un altro prende e fa una cosa di questo tipo, cioè sono due mondi diversi. Tutti e due archiviamo e facciamo documentazione, però un conto è una documentazione tra virgolette poetica, che può essere montata in un certo modo e può comunicarmi un qualcosa che va al di là di raccontarmi solo cos'è successo, che può essere un avvenimento, cioè, questa è la differenza, per cui tutte le cose vanno usate, ovvio, bisogna sapere cosa sto facendo. Io prima di schiacciare REC devo impostare l'inquadratura, capire dove voglio farla. Io quando vado nelle case a intervistare gli anziani cerco il set giusto che identifichi quella persona lì. Se un contadino non lo riprendo in un posto contro un muro bianco,
lo riprendo all'interno comunque di magari dove lavora, nel mondo dove lavora, lo voglio così com'è. Se nel mondo contadino una donna che ha fatto sempre la casalinga, mi piace intervistarla in casa, ma è banale, però non è così banale, non è così scontato, perché noi viviamo poi di immagini, di particolari, di dettagli che comunicano a volte, insieme all'intervista, insieme comunque al parlato, moltissimo. Non avete mai notato a volte un dettaglio, quei fotografi che hanno fatto dei libri bellissimi in bianco e nero, che hanno giocato solo di dettagli. Hanno fatto le case, il mondo contadino, il mondo in montagna, solo con i dettagli. Da un dettaglio uno può raccontare mille storie. Mi ricordo una foto bellissima di una falce messa attaccata a un chiodo su un muro. Quello è il mondo contadino. Tante altre cose. Un armadio con due scatoline giuste, cioè sono i dettagli, ma questi dettagli qua non vengono dati dalla frenesia del fotografare, del postare o comunque del riprendere così un po' tra virgolette a caso, ma sono ragionati. Non dico che sono scritti prima e ragionati prima, però un grande operatore, uno che sa far questo di lavoro, sa proprio portarti a casa delle cose che poi in montaggio comunicano tantissimo. Sì, diciamo che il documentarista deve riuscire ovviamente a calare il soggetto del documentario in un contesto, nel suo contesto, certo. No? In modo che attraverso il racconto di una persona ci sia anche il racconto della sua vita, del suo territorio, dei suoi posti, e da quella storia lì non emerga semplicemente la storia di quella persona, ma la storia di tutto un contesto. Sì. E questo anche tornando al discorso del gioco è fondamentale, perché la documentazione di un gioco, il semplice documentare com'è fatto l'attrezzo di gioco o come viene svolto il gioco, porta a conoscere il materiale del gioco e quindi come è stato costruito, chi l'ha costruito, dove viene svolto il gioco, ci fa conoscere il luogo in cui viene svolto e quindi si fa conoscere le piazze, le strade, i campi o comunque i luoghi dove viene giocato. E questo è un modo di fare questo tipo di documentazione, è un modo di far conoscere i territori e il rapporto del gioco, comunque di quello che si svolgeva con il territorio, anche per poter poi confrontare quello che era il territorio magari di 30, 40, 50 anni fa con quello che è il territorio di oggi. Io dico sempre che quando parliamo di giochi di strada, che quindi si svolgono nelle strade e nelle piazze, una delle cose fondamentali è quello di poter utilizzare le strade e le piazze, cose che diciamo nei piccoli borghi, nei piccoli paesi è più semplice, ma più andiamo in città grandi e più è difficile avere la possibilità di utilizzare delle aree pubbliche. E dall'altra parte il fatto di giocare nelle piazze, nelle strade, implica il fatto di poter avere delle belle strade, delle belle piazze su cui giocare. E quindi è un discorso di dare e avere tra il gioco e la realtà in cui si svolge il gioco. E proprio la possibilità di documentare come si svolgeva il gioco nei tempi passati ci dà la possibilità di capire come erano fatte i paesi, le strade, le piazze di una volta, anche perché molti giochi che prima venivano giocati nelle strade, nelle piazze, si sono, diciamo, gioco forza, dovuti spostare in aree specifiche di gioco. Da noi, per esempio, il pallone a pugno che avete visto prima veniva normalmente giocato nelle piazze del paese, nella piazza principale o comunque in una piazza che avesse le caratteristiche giuste. E questo
dall'idea della, diciamo, del coinvolgimento della gente, eccetera. Poi quando il gioco si è spostato negli sferisteri, che sono i campi dedicati a quello, ci siamo spostati dal gioco allo sport, perché c'è sempre una differenza fondamentale, dove il gioco ha regole ben precise ma si deve adattare al luogo in cui viene svolto, mentre invece al contrario lo sport ha le sue regole. Voglio dire, il campo di pallone a pugno è 90 metri per 18, e se non ci sono queste dimensioni non è possibile svolgere la partita del campionato di pallone a pugno, mentre invece abbiamo documenti che ci dimostrano che si giocava addirittura nei cortili. C'è un famosissimo ristorante di Alba, Vigin Modest si chiama, dove si giocava normalmente la domenica pomeriggio, dopo l'osteria, dopo aver mangiato, si giocava nel cortile. Si giocava 4 contro 4, ma 3 contro 5, e c'erano delle regole, ma non c'era nessun problema sul fatto che il campo non fosse di tanti metri per tanti metri, o il fatto che non ci fosse il muro liscio perché c'era la grondaia, e c'erano tutta una serie di situazioni. E questo vale un po' per tutti i giochi, cioè il gioco si adatta al terreno, al territorio, mentre invece lo sport ha le sue regole fisse. E questo, spostandoci un po', è quello che dicevamo anche prima sul documentario, dove se noi facessimo semplicemente dell'archiviazione, punto, noi avremmo sì del materiale lì, ma addirittura non saremmo nemmeno in grado di poterlo utilizzare, mentre invece il lavoro che fa il documentarista è quello di dare vita a questa memoria, ovviamente con un discorso soggettivo, perché è ovvio che ognuno ha la sua visione, però rende fruibile questo materiale, e di conseguenza chiunque può utilizzarlo e chiunque può trarne, diciamo, un beneficio, comunque avere la disponibilità e possibilità di sfruttarlo, no? Bene, allora noi chiuderemmo così. Io vi rimando, scusa Giancarlo, vi rimando al mio sito internet se vi interessa, che è no, e non è per farmi pubblicità, ma è solo per farvi capire come lavoro. Allora, www.remoschellino.it, se vi ricordate il nome potete, e lì troverete dei trailer di 3 minuti, la sinossi di ogni lavoro, e più o meno vi fate un'idea di come io in questi 25 anni ho archiviato. Quello che è sul sito è solo una parte, il resto rimane nell'archivio, perché non è mai stato, come diceva giustamente Giancarlo, è solo un'archiviazione, diciamo che nel mio studio poi è stata data anche all'università, però quello che mi trovate sul sito è proprio da queste interviste la redazione del documentario stesso, che poi è stato pubblicato. Bene. Io vi ringrazio. Io ringrazio Remo per la sua esposizione, spero che sia stato di interesse, e buona continuazione al festival.